Investigation and Forensic Award. Siamo con l'avvocato Carlotta Ciciliot dello studio legale Gobbi & Partners e gli chiediamo qual è il ruolo penale del consulente tecnico. Sì, allora, intanto il consulente tecnico rientra a far parte del procedimento penale come tecnico, cioè una persona che deve dare delle nozioni che al giudice principalmente mancano. La responsabilità a cui può incorrere il consulente tecnico è varia, diciamo. Il codice penale individua alcuni tipi di reato in particolare, mi viene in mente quello del consulente tecnico che arbitrariamente decide di sottrarsi alla nomina di consulente, oppure quello che redige una perizia falsa o dà un'interpretazione mendace della questione tecnica che deve affrontare. Questi sono solo alcuni dei casi che possono capitare a un consulente tecnico, in realtà poi ce ne sono molti altri e vanno valutati nel caso di specie. Ovviamente. È chiaro che nel momento in cui un consulente tecnico entra a far parte di un procedimento penale è importante che principalmente mantenga una serietà e una impostazione improntata sulla veridicità. È importante sapere però che l'assistenza legale è una figura, diciamo, comunque un aiuto che può essere molto utile anche al consulente. Grazie. Grazie a voi.